Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Siamo ormai in prossimità dei toti. Vi ho fatto uscire quelle che erano le mie personalissime votazioni delle due squadre dei migliori giocatori dell'anno. E così come l'anno scorso, ci tengo a farvi uscire in questi giorni quelli che sono, secondo me, i migliori giocatori, ruolo per ruolo, reparto per reparto, migliori arrivati a questo punto. Quindi, come al solito, ci tengo a fare la grossissima premessa che si tratta di valutazioni personali dopo aver testato determinati giocatori. Cerco di tenermi sempre con un numero massimo di 10 per far sì che siano delle top 10, per cui mi raccomando, non andate a triggerarvi se il vostro beniamino, il vostro giocatore di fiducia non lo vedete all'interno di queste classifiche, cercate piuttosto di capire quello che vi dico e anzi confrontiamoci nei commenti in maniera tale che mi fate sentire le vostre argomentazioni. Detto questo, oggi vi porto i difensori centrali e senza perderci troppo in chiacchiere, andrei subito con il video. Primo giocatore che andiamo ad analizzare è Marquinhos, che per me è il miglior difensore centrale del gioco in assoluto, perché a dispetto del 1,83 m di altezza sembra anche molto più presente in game. Grazie al suo normale alto è sempre sul pallone in maniera perfetta, è veloce, ha anche degli ottimi passaggi per essere un difensore centrale, ha dei discreti parametri di dribbling, delle statistiche difensive che sono fuori dal comune, forza e aggressività che non sono neanche così eccellenti, ma vi assicuro che Marquinhos è un mastino. In più, con tutta la possibilità di linkare i vari Donnarumma, Hakimi, Kimpembe o anche altri giocatori che vedremo all'interno di questo video, per me è una risorsa assolutamente fondamentale in ogni squadra. Ovviamente vado a piazzare nel video le versioni migliori a questo punto di questi giocatori e già so che magari mi chiederete se è meglio Marquinhos sull'88, se sente tanto la differenza tra l'88 e l'89. Io che vi posso dire che li ho provati tutti, avendo adesso il picco 88 trovato dall'aggiornamento, la differenza tra il base, l'88 è lieve, tra l'88 e l'89 un pelino si sente in più, tra l'88 e il 90, l'89 e il 90 c'è un abisso, questo è veramente altra cosa. Quindi se avete la possibilità di mettere le mani su questo Marquinhos, andatelo a fare perché è veramente incredibile. Al secondo posto di questa classifica andiamo a trovare Éder Militão, quella che per me è la coppia perfetta, anche perché sono entrambi brasiliani, per cui vanno benissimo a livelli di intesa, 1,86 m, quindi più presente fisicamente Militão, il work rate normale normale non spaventa, un giocatore estremamente aggressivo, nonostante il parametro non sia comunque elevatissimo, un banale 85. Molto rapido, agilissimo, soprattutto dopo il boost ricevuto da questa carta Number Zap. Abbiamo poi anche delle parametri difensivi che sono assolutamente il top. Pecca un po' nei passaggi, magari rispetto a Marquinhos, ma non è che deve essere pirlo questo Militão. Giocatore estremamente automatico che però, anche nel momento in cui andate a controllare e siete abili a difendere in maniera alta, manuale, vi dà tante tante soddisfazioni. Quindi Militão per me coppia perfetta al momento con Marquinhos, da questi due, se si riesce a passare, è veramente tanta tanta roba. Al terzo posto, che però conclude il podio di giocatori che mi sento di classificare, gli altri non sono effettivamente in un ordine di forza, come li troverete nel video, troviamo Ivan Córdoba, giocatore per me pazzesco, 1,73 m, che spesso e volentieri fa storcere il naso. Mi chiedete, cavolo, ma Cordoba è un po' bassino? Sto Cordoba è veramente qualcosa di incredibile. Basso alto il suo work rate, quindi perfetto, velocissimo, passaggi anche qui non proprio eccezionali. Per quanto riguarda invece le statistiche difensive, siamo al top, 89 di aggressività, anche 80 di agilità e 91 di equilibrio, ovviamente non può che essere così, dato il baricentro basso di questo Cordoba. Rispetto ai difensori che abbiamo visto in precedenza, probabilmente Cordoba è il più manuale dei due che abbiamo visto prima, però questo qui è veramente qualcosa di fenomenale, appunto per quelli che vanno a difendere tanto controllando i giocatori, e in più non si sente neanche questo 1,73 m perché viene compensato da un'ottima aggressività, da una pulizia incredibile negli interventi, e in più anche di testa non è che è così malvagio, visto che ha un 94 di elevazione, per cui parliamo di un giocatore fondamentale che soprattutto se si fa costruire magari una Serie A è il miglior tassello possibile, e quindi io vi straconsiglio di andare a inserire nelle vostre squadre. Successivamente, per rimanere sempre in Serie A, abbiamo Kalidou Koulibaly nella sua versione Headliners. Parliamo di un giocatore di 1,87 m, quindi più o meno alla Militão, anche se in game sembra molto più grosso. Normale alto il suo work rate, veloce ma pecca un po' in accelerazione. Questo vuol dire che magari sul primo passo cede per poi recuperare in allungo, visto che è molto grosso.
pecca per quanto riguarda agilità ed equilibrio, ma comunque questi sono parametri che, tranne in alcuni casi rari per i difensori, non sono un grosso problema, visto che comunque abbiamo un 88 di reattività, che vuol dire che con l'L2 reagisce perfettamente, statistiche difensive che non vi sto neanche a narrare, 98 di forza e 87 di aggressività. Questo full automatico per quanto riguarda difensori, quindi se vi piacciono giocatori che mettono il gambone da solo senza troppi patemi, andate a mettere questo Koulibaly sicuramente. Successivamente vi posso dire che inoltre è anche estremamente pulito negli interventi e si muove alla velocità della luce, quindi si attacca all'avversario e tanto si stacca quando ha preso appunto il pallone. Difensore adesso che vi porto a vedere è proprio Niklas Süle, tedesco della Bundesliga, una SBC Showdown che ha ricevuto anche l'upgrade, che onestamente mai mi sarei immaginato fosse così forte. Veloce, passaggi ottimi, anche qua parametro di reattività 86, perfetto. Difesa eccellente, 88 di aggressività, in questo caso colmato addirittura da un 96 di forza. E in questo caso parliamo di un giocatore di 1,95 m, quindi veramente un giocatore immenso. In campo lo percepivete proprio che è grosso. Però questa sua stazza è perfetta per quanto riguarda le marcature, il recupero palla, i contrasti, anche quando deve allungarsi in autoblock, le scivolate, recupera ottimamente il pallone, e anche in questo caso, rispetto magari a un Cordova, a un Militao, parliamo di un giocatore estremamente automatico. Magari rimane un po' il problema del link essendo tedesco, però come terzino sinistro si può andare a prendere un Davis, Rulbreker o Potm, che permettono tranquillamente di poter mettere questo difensorone in campo. Così come, sempre per rimanere in tema di Bundesliga, un altro difensorone è Klostermann. Diciamo stile Militao, perché parliamo di un giocatore che magari non è il re tra i difensori full automatici, però per quanto riguarda il controllo manuale è veramente spettacolare. Parliamo di un difensore di 1,87 m, rapidissimo, passaggi un po' così e così, anche lui super reattivo, statistiche difensive on point, 86 di forza, 81 di aggressività, che non è proprio il massimo. Ecco, proprio quel parametro lì forse è un po' la pecca di questo Klostermann, che alle volte mi sembra un po' timido negli interventi, però poi per il resto è veramente qualcosa di incredibile. E anche qui magari si può andare a linkare, penso, con uno Schulz terzino, comunque con un Davis, il modo di metterlo in campo lo si trova tranquillamente, e per quello che costa 85k è veramente tanta roba. Successivamente rimaniamo sempre in tema Germania, ma passiamo alla Premier League, dove Antonio Rudiger, in attesa che magari possa ricevere anche una versione Toti, per me ha scalzato tutti i suoi più illustri compagni, in particolare Varane, che negli anni è sempre stato il più costante come miglior difensore della Premier con questa sua versione Rule Breaker. Un giocatore di 1,90 m, velocissimo, ottimi passaggi. Anche qua pecca un po' in agilità, però 87 di equilibrio è quello che ci serve per reagire ai micromovimenti dei nostri avversari. Statistiche difensive della Madonna, forza 85, aggressività 89, anche Rudiger. Torniamo un po' più con un discorso alla Süle, perché è un giocatore magari un po' più automatico rispetto a quelli che prediligono una difesa manuale. Potete andare un po' più in difficoltà con questo Rudiger, che alle volte sentite un po' pesantino se volete fare un determinato tipo di uscita eccetera, mentre se giocate con la difesa molto bassa e schiacciata, questo con tutti gli autoblock che c'ha è veramente il giocatore che fa al caso vostro. Compagno di reparto per quanto riguarda la Premier, non mi sento di lasciar fuori Joe Gomez, 1,88 m per lui, abbastanza veloce, anche se anche qua abbiamo il problema un po' del primo passo, come avviene per Koulibaly, quindi con l'accelerazione che è un po' carente. Passaggio corto che ci serve, che non è male, 87 di reattività, ottime stats difensive. Per quanto riguarda forza e aggressività, in questo caso siamo su parametri molto alti. Io questo lo preferisco onestamente rispetto alla versione ghiaccio, e infatti ci sono alla fine un 90.000 crediti di differenza che ballano a favore di questa carta, che secondo me valgono la spesa. Così come questi 90.000 crediti di differenza ballano anche tra la versione ghiaccio e la versione fuoco di Koundé. Questa è la versione ghiaccio, che io onestamente preferisco. L'alto alto è un parametro che praticamente ci dice: sono un difensore estremamente manuale, e questo è anche confermato
dai parametri che si ritrova, forza 86, aggressività 82, sempre l'aggressività magari è leggermente sotto la media dei grandi difensori, però statistiche al top, agilissimo, 90 di reattività, molto veloce e anche degli ottimi passaggi. Koundé che in più dal suo ha un'ottima ibridabilità in quanto è francese, linka con Mendy, linka eventualmente con un Kimpembe o comunque si può schierare anche Marquinhos con un terzino che gli dà la tripla come Hakimi. Quindi per quanto riguarda Koundé siamo secondo me anche qui su livelli molto molto alti e in Liga c'è praticamente monopolio tra lui e Militao. A concludere questa top 10 io vado a inserire Thiago Jalo, difensore portoghese che inizialmente è stato presentato con un botto di hype, 1,90 m, normale alto. Anche in questo caso parliamo di un giocatore che stranamente, nonostante le statistiche, è un po' più manuale rispetto che automatico. Quindi se prediligete la difesa di questo tipo bene, se invece giocate molto bassi, occhio, perché alcune volte nei contrasti pecca un po' e anzi sembra un po' passivo e la palla sembra alle volte scivolargli lontano anche se la recupera in un primo momento. Però passaggi ottimi, reattività 88, stats difensive alte, quella forza 95 stona rispetto a un 84 di aggressività, e per questo motivo vi ribadisco il concetto che se lo volete utilizzare magari potete mettere come partner un giocatore più manuale, più automatico volevo dire, e utilizzare lui come più manuale, altrimenti anche due manuali se siete super aggressivi. Quindi questo per quanto riguarda ragazzi la top 10 dei difensori. Mi raccomando, ci tengo come al solito ad ascoltare la vostra opinione nei commenti, vi assicuro che non è stato facile andare a fare solo un listone di 10 giocatori, visto che ce n'era qualcun altro che forse poteva essere inserito, per questo motivo parliamone, così mi fate sentire anche la vostra opinione. In descrizione trovate tutti i vari link di riferimento per i partners e per la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto da Neri Beroschi, ciao!